grande filosofo che io frequentavo da giovane, che si chiamava Kierkegaard, diceva che la nave ormai è in mano al cuoco di bordo e non c'è più la traccia della rotta, ma piuttosto il menù di quello che mangeremo domani. Ecco, noi viviamo un tempo così. Non ci sono tracce di rotta, ma ci sono molti menù. E ognuno può erci più forte per dire che il suo menù è più buono di quello degli altri. E qui si prova nel nostro piccolo invece a tracciare qualche rotta. Per fare che? Per provare a campare un po' meglio. Per provare a fare una vita meno pesante, più vera, più ricca di relazioni e nutrienti che diano sapore alla vita. E per incontrarci, perché siamo tutti a pigliare pasticchine perché siamo tanto soli, ma cosa siamo disposti a fare per uscire dalla solitudine? Che spesso non è solitudine, è isolamento. L'isolamento non fa bene alla salute. Non fa bene alla mente, non fa bene al corpo, non fa bene allo spirito. Era un po' questo il senso del titolo Mendicanti di Luce, perché siamo mendicanti, È una cosa che mi ha colpito molto quando studiavo la storia della Chiesa. Quando morì Lutero, Martin Lutero, pare che sia morto proprio dicendo queste parole: siamo tutti mendicanti. Credo avesse ragione, alla fine. Mendicanti di che? Mendicanti di un po' di luce, un po' di gioia, d'amore, sicuramente. E come al solito qui a Marciola teniamo di conto una cosa che può sembrare banale, ma che non lo è, che l'uomo non è fatto a pezzi, è un intero. L'uomo non è fatto a reparti. Qui seguiamo un pochino quella che è un'antica saggezza, un'antica sapienza, che è l'antropologia della Bibbia, dove l'uomo è corpo, dove l'uomo è mente, dove l'uomo è spirito. In armonia vive bene, in disarmonia vive male. Siamo partiti con la mente, io lì mi raccapezzo un po' di più, ho cominciato io. Abbiamo fatto il primo incontro a spezzare le catene oltre le sofferenze della mente. Poi il mese scorso è venuto Don Alfredo Jacopozzi, che ha fatto questo bel incontro, davvero, devo dire molto bello. Il mistero, l'assurdo, chi cerca Dio lo trova e chi trova Dio lo cerca, con questo aforisma un po' paradossale, straordinario, di San Gregorio di Nissa, che era un monaco e un mistico del primo millennio cristiano. E oggi siamo al terzo incontro, dove parleremo del corpo, abitare il corpo che siamo. E non è un titolo a caso, perché noi forse per le nostre, per gli influssi che abbiamo ricevuto soprattutto dal mondo ellenistico, dal neoplatonismo, alle volte pensiamo di avere un corpo, come se fosse un appendiabito a cui ci attacchiamo il corpo. No, noi siamo il corpo. Siamo il corpo. E questo corpo ha bisogno di vivere bene, di trovare le sue armonie, di trovare i suoi equilibri, di scoprirne e riscoprirne talvolta la bellezza. E c'è bisogno di riscoprire questa bellezza, questa ricchezza del nostro corpo, perché lo maltrattiamo spesso, non ce ne prendiamo cura. Oppure lo imbellettiamo narcisisticamente, senza tener conto che non ha bisogno di essere imbellettato, perché è già bello di suo. Si tratta solo di scoprirlo, questa bellezza del corpo. Tra l'altro a me un argomento che sta molto a cuore, perché proprio per l'ambiente in cui siamo, dove in qualche modo lanciamo anche qualche suggestione che ha a che fare ovviamente con la tradizione ebraica cristiana, a me ha sempre colpito del cristianesimo che è una fede molto corporale e corposa. Non a caso il verbo si è fatto corpo, si è fatto carne, non si è fatto carta, anche se noi molto spesso l'abbiamo ridotta a carta, ma si è fatto corpo.
si è fatto carne. Cioè proprio questa espressione fortissima del Vangelo di Giovanni, dove Giovanni dice proprio che il Logos di Dio, il Verbo di Dio, si è fatto sax, si è fatto carne. Allora oggi accogliamo con gioia un caro amico, il dottor Vicinetti, che è un medico, un epidemiologo che lavora all'ISPRO, l'Istituto di Prevenzione Oncologica, che è già venuto qui, mi pare, la terza volta, vero che viene? E lo ringraziamo davvero di cuore. E ci sarà quindi una sua introduzione e poi ci sarà la possibilità anche di fare domande, di interagire con lui e di arricchire un pochino non solo le nostre conoscenze, ma anche la consapevolezza della bellezza del nostro corpo e della nostra vita. Beh, sono contento di essere da voi per una terza volta, idealmente per me è l'ultima volta, perché più di tre volte un relatore poi diventa vecchio. E ho accettato il suggerimento di Simone perché sento molto il tema, non so se ho cose particolari da dire. Sento molto il tema perché lo sento anch'io a partire dalla fede cristiana, dalle sue radici ebraiche. Anche per me il fatto che la religione cristiana sia una religione del corpo, Tertulliano diceva che la salvezza gira intorno al corpo, e mi ha sempre confortato. Forse è una delle ragioni per cui invece di abbandonare la fede cristiana l'ho approfondita quando sono arrivato in un'età adulta fino a farne la chiave di comprensione di tante cose. Allora, poi sto in questo periodo studiando temi di bioetica e mi sembrava di aver ascoltato degli aspetti interessanti da condividere con voi, quindi vediamo di dargli un ordine e come voi potrete reagire. E dedico comunque questo mio momento al diacono Mariano, questo nostro confratello che è morto improvvisamente due giorni fa quando è stato, e ieri c'era il funerale, impegnato in una commissione di audit nel mio istituto, non sono potuto essere presente lì. Mariano ha esattamente la mia età, un'interpretazione del diaconato probabilmente un po' diversa dalla mia, ma naturalmente ho sentito molto la sua mancanza, non ho saputo che moriva, no? Quindi mi si dà questa bella occasione di parlare il nome suo, anche se eravamo diversi, ecco, di continuare questo stile di ricerca, di incontro. Un diacono è quell'elemento della Chiesa che vuole proprio creare il collegamento tra gli aspetti più sacramentali e gli aspetti della vita, perché lui stesso la vive intensamente. In questo penso anche il collegamento tra me e Mariano fosse profondo. Allora, ci ha dato questo tema di riscoprire la bellezza, che vuol dire che la bellezza della corporeità deve essere un po' nascosta. Quindi la prima domanda che mi sono fatto è se è vera questa cosa, e effettivamente il corpo che siamo, in qualche maniera, è nascosto tra aspetti un po' di sacralità che attribuiamo al corpo, che diventa il nostro dominatore, di idolatria del corpo, che diventa invece il nostro dominio per far andare le cose in un certo modo. E la cosa che più mi colpisce in realtà è un certo imbarazzo, quando avremo veramente bisogno di capire meglio la nostra corporeità è come se ci trovassimo un po' senza parole. Quindi effettivamente è importante individuare quali vie ci possono aiutare a riscoprire il corpo che siamo piuttosto che il corpo che abbiamo. Sacralità, pensavo a questi aspetti per cui anche degli atteggiamenti molto che lasciano fare completamente la natura, anche in medicina stanno uscendo di queste cose, no? Un po' per la diffidenza del mondo tecnologico, ma è come se io mi facessi dominare dalla mia natura, oppure il campo cattolico, ci sono ancora delle sacche di non comprensione di quello che si chiama l'accanimento terapeutico, per cui una vita va tenuta viva anche quando ha finito la sua spinta vitale, per alcuni, ormai veramente per
sarebbero molto pochi, e ha a che vedere con una sorta di intoccabilità del corpo, anche se nel caso dell'accanimento lo sto toccando e come, no? Però c'è questo essere in qualche maniera dominati da un corpo come se avesse una legge da imporci, ecco. Mentre c'è la possibilità, che è molto più diffusa oggi, che noi del corpo facciamo un idolo, cioè qualcosa che poi possiamo utilizzare per realizzare la vita un po' come la vogliamo. Mi colpì alcuni anni fa, anche se è un aspetto esteriore, ma dall'idea, diversi anni fa a Bologna, vedi che stava ristrutturando una palestra, c'erano tutti dei manifesti pubblicitari che dicevano: ricordati di onorare il tuo corpo, ama il tuo corpo come te stesso. Noi sappiamo anche quanto bene c'è nel fitness, nell'attenzione per il corpo, il medico poi lo sa bene, però l'eccesso di questo modo di parlare, anche se era marketing, mi colpì. Molto di più oggi si parla della comparsa di un nuovo modo di concepire la propria personalità, che un sociologo, che poi vi ridico tra un attimo, Redeker, ha chiamato l'ego body. L'io sarebbe quell'io che costruisce il suo corpo tecnologicamente un po' come vuole, si identifica con questo corpo che pure lui stesso ha costruito. Il corpo quindi è come una cosa che io manipolo quanto voglio e divento un idolo, perché è così importante che punto tutto sulla mia possibilità di un controllo del corpo. Per esempio, in medicina noi abbiamo un atteggiamento rispetto anche ad intervenire sul corpo che ha un senso della misura e uno che non ce l'ha. L'atteggiamento che ha un senso della misura è quello che si fa, ad esempio, nel nostro istituto: si fa prevenzione oncologica quando si sa che andare a cercare prima una certa malattia diminuisce la mortalità. Per questo abbiamo solo 3 screening oncologici validati. L'atteggiamento invece che tende a questo eccesso è quello che pensa che esista un rischio zero in qualche modo, e sotto sotto sta navigando questa idea. Oppure oggi sta crescendo l'idea di poter rinforzare le nostre capacità e eventualmente sconfiggere la vecchiaia. Ci darà il tempo, se la vecchiaia è giusto poterla considerare una malattia, che conseguenze avrebbe per la nostra umanità, prolungare le nostre vite. L'altro giorno ho visto forse su internet uno di questi serbatoi con i corpi conservati congelati, e la dottoressa russa che spiegava perché li tengono lì: è perché un giorno sapremo ridare vita a questi corpi, perché quello che noi vogliamo è l'immortalità. Allora, questo corpo che da una parte può essere ancora dominatore e dall'altra può essere il nostro dominio, il nostro idolo, che vogliamo sistemare la realtà e la nostra vita, sicuramente non è il corpo che noi siamo, è comunque un corpo che abbiamo, sono esempi di un corpo che abbiamo. E quello che a me ha colpito negli anni, perché l'ho incontrato negli anni, sono le situazioni di imbarazzo in cui questo rapporto col corpo ci mette. Uno è in momenti fondamentali, sapete l'imbarazzo, quando uno proprio nel momento che dovrebbe tirare fuori le parole, tirare fuori, non gli vengono. E uno è la nascita o il concepimento, uno è la morte e l'altro è proprio la concezione del corpo, della medicina, della biologia, quando si dovrebbe far parlare il corpo bene per capire la guarigione, malattia, eccetera. Mi spiego meglio. Molti anni fa, saranno 10 o 12 anni fa, seguivo un master di bioetica all'Università di Firenze, era condotto dalla professoressa Torabu di Francia, che fa parte del Comitato Nazionale di Bioetica oggi. E a un certo punto, parlando dell'appropriazione medicalmente assistita, completamente al di fuori di una preoccupazione per le sorti dell'embrione, che lì non era messo in discussione, non si parla dell'antropologia dell'embrione, però venne fuori la preoccupazione che questo modo, che stava cominciando a cambiare fortemente e è cambiato di più negli anni successivi, mettesse in ombra il ruolo del corpo, particolarmente del corpo materno. Allora che io conobbi una femminista, Grazia Zuffa, che aveva scritto un libro che si chiama L'eclissi della madre, proprio per dire che l'atteggiamento che stavamo prendendo, che ha continuato sulla riproduzione come un momento che può essere sostituito dalla tecnologia, fra le altre cose mette in ombra, eclissi, una grande luce che è quella della madre col suo corpo nell'accogliere
faccio solo un esempio che ho ritrovato invece proprio ultimamente, che darebbe un po' l'idea di questo. C'è un neonatologo di Roma che si è molto appassionato all'idea dell'embrione, dei neonati, eccetera, e del rapporto dell'embrione con la madre. Lui dice, vedeva tutte queste donne che dicono, io so, sento il sesso, so che sesso sarà il bambino appena concepito. Allora lui a un certo punto ha preso quelle donne che dicevano e sapevano qual era il sesso del concepito e ha cominciato a registrare qual era il sesso che pensavano di avere concepito e ha visto che l'88% di queste donne ci dava. Poi, siccome ormai l'aveva individuate, ha fatto il gruppo di queste donne che ci davano e l'ha confrontato con tutte le altre donne e ha visto che queste donne avevano in maniera molto evidente minor maternity blues, tutti quegli aspetti per cui si va giù tumore, eccetera, dopo. Beh, è impressionante, quindi potrebbe esserci un ruolo della mamma come corpo che la mamma è per quel bambino, con dei segnali che la mamma può perfino portare un po' alla coscienza, che potrebbero avere un'influenza addirittura sulla capacità poi della donna di adattarsi a questo evento enorme che è dare vita a un nuovo essere e poi dopo farlo nei primi tempi. No, noi abbiamo due figli, quindi ho visto anche esperienze che poi si legano a altre esperienze dell'interazione tra il feto e la madre, che in alcuni episodi aneddotici, non ci sono studi scientifici su questo, ma si hanno casi clinici in cui una malattia della madre si può spiegare che sia scomparsa dopo una gravidanza solo se pensiamo che il feto, l'embrione, poi il feto è riuscito a curare la madre in qualche maniera, c'è uno scambio continuo a tanti livelli, anche a livelli cellulare. Lui faceva sempre, questo professore, l'esempio di una donna che era malata di epatite C e che era stata curata dal feto che aveva, lui interpretava così, dal feto che aveva, che era andata via l'epatite C dopo la gravidanza. Allora questo fatto che noi ci spingiamo in un mondo dove il corpo della madre perde importanza perché si può spostare parte della gravidanza e teoricamente sempre di più al di fuori di questo stesso corpo, può corrispondere a un'eclissi di tutto un ruolo. È un primo esempio di eclissi del corpo che siamo in un momento fondamentale in cui è come se avessimo perso la parola, dove più c'erano cose da dire. Poi mi ha colpito molto quando ho trovato quest'anno un altro testo che usa la parola eclissi, di questo sociologo Redeker, che l'ha chiamato l'eclissi della morte. Diceva qualcuno, come avete sentito alcuni di voi altre volte, per un caso da 20 anni come epidemiologo ho studiato molto questo fenomeno del morire, dell'assistenza ai malati inguaribili, eccetera. E quindi mi è capitato sotto gli occhi questo libro che ho provato a leggere e che dice alcune cose che dovrebbero essere di senso comune, cioè noi siamo molto esposti in maniera diretta alla morte ora, in maniera magari mediatica, sensazionale, non ricevendone più spesso un impatto anche emotivo, non riusciamo più molto a sentirla. Siamo esposti ormai anche a livello di dibattito, no? Perché un po' con la legge del 219 del 2017 sulle detenzioni anticipate, un po' con il parere della Corte Costituzionale, come se fossimo tutti chiamati a pensare molto, molto seriamente alla nostra morte, a prepararci, a dare disposizioni, eccetera. Però di fatto il confronto con la morte è un'altra cosa, non è questo confronto o diciamo neanche emotivo, a pelle, oppure molto astratto, dove io penso in astratto alla mia morte, eccetera. Il confronto con la morte è quello quando la morte è proprio lì. E quello che il sociologo Redeker fa notare è che, secondo lui, e poi qui pensate con vostra mente, vedete cosa se vi convince o meno, ci sono segni di una tendenza a voler sfuggire un confronto cosciente con la morte, con il correlato di questo, cioè perdiamo un'occasione proprio di simbolizzazione, perché il confronto cosciente con la morte costringe proprio l'uomo a uno sforzo simbolico
ha un accesso alla trascendenza, a domandarsi il senso delle cose, se vogliamo. Quindi quantomeno io mi confronto con la morte, e in particolare proprio con la paura della morte, quantomeno io ho questa possibilità. Dice, come lo vedo questo, dice Rediger, dal fatto che preferiamo sempre più la cremazione. Perché dice, tra una persona che muore e che quindi cade a terra, secondo Agostino il cadavere è l'uomo che cade a terra, questo sarebbe l'etimologia del cadavere, e che poi dopo si decompone e diventa polvere, e questa polvere sappiamo bene è vitale, è roba che da cui nasce altra vita, e invece è un uomo che viene bruciato e quindi diventa cenere, particelle tutte tra loro simili e inerti. C'è proprio la distanza che intercorre tra un evento che ancora ci porta vita, la vita comunque data da un accesso simbolico, e un evento che non ci porta più vita, che noi superiamo. Dice, l'uscita da questa via è quella che si chiama oggi l'immortalismo postumanista. Infatti ho iniziato ricordandovi che effettivamente c'è chi in maniera lucida sta pensando a un'immortalità. Ora, un anno fa, il 1° dicembre 2018, ci fu questo fisico, credo sia un fisico, Carlo Rovelli, che sul Corriere della Sera introduceva il tema dell'eutanasia. Lui ha le sue idee, ma è proprio il modo in cui l'ha introdotto che mi dava l'impressione di questa cosa che si è detto ora. C'è una tendenza che si sta allargando a superare la paura della morte e a pensare che questo è il nostro destino. La morte desterebbe un timore immediato, istintivo, biologico, e quello va bene, reazione viscerale, desterebbe poi uno spavento più di tipo estetico, appunto quello di quando ci spaventa, magari le notizie mediatiche o con l'attrazione anche un po' del sublime che c'è in queste cose, ma poi il confronto con la morte proprio ti dà la paura quando ti ci metti e sei coscientemente rapporto. Difficile pensare come superare, eppure le parole di Carlo Rovelli sono queste. Sta parlando dell'amica Elisa e dice: Elisa si è spenta pacificamente ieri mattina alle 10:30 minuti, precisamente nel modo in cui lei desiderava, mentre dormiva circondata da sua sorella, suo marito, la sua migliore amica, mia figlia e me, nel suo letto a casa sua in via Fontana dell'Amore a Bruxelles, al primo piano con la finestra aperta, per eutanasia. È stato un momento di grande commozione, sereno, magnifico. Quello che rende serena la morte di Elisa è soprattutto la possibilità che ha avuto Elisa di prendere in mano la propria fine e deciderne modo e tempo. Possiamo decidere noi se morire soffrendo come cane in un freddo letto d'ospedale, contro natura, illusi da patetiche bugie, trattenuti in vita ad ogni costo come se veramente si potesse evitare la morte, oppure morire serenamente a casa nostra, a testa alta, attorniati dai nostri cari, in un'atmosfera di amore e serenità, nel modo e nel momento che scegliamo, accettando con trepidazione e gioia anche questo passaggio, come accettiamo con trepidazione e gioia altri passaggi inevitabili della vita. Ah, sentite che tutto verte a questa trepidazione e gioia, non c'è la paura della morte, e c'è questo elemento che ho sottolineato del scegliere il momento, perché tutto quello che dice Rovelli è esattamente quello che si fa nelle cure palliative. Non è affatto necessario scegliere l'eutanasia per morire a casa propria, serenamente, eccetera, eccetera. Le cure palliative, di cui ho parlato anche altre volte, una sessantina d'anni che crescono, stanno lavorando dove riescono ad arrivare, perché poi sono cose che non sono ancora estese quanto dovrebbero, proprio perché la morte superi questi elementi di isolamento, di freddo, di imposizione di un ambiente ospedaliero quando non serve più, eccetera, eccetera. Ma non il momento, non determinano il momento. Il momento lo determina la scelta eutanasica, che spersa in questo quadro di cure palliative sembra essere un dettaglio, ma che cambia tutto. Fatto sta che dentro questa visione eutanasica di Carlo Rovelli c'è, anche per giustificare le emozioni che lui ha sentito, l'idea che la morte potrà diventare per noi un passaggio che si affronta con trepidazione e gioia. Ognuno di voi avrà la sua reazione a questo, ma se lo colleghiamo alle cose dette prima,
Questo sarebbe una forma di superamento della paura della morte, e di cui Redeker vedrebbe un segno proprio in questo accentuato ricorso, al di là degli elementi magari utilitaristici, okay, a volere trasformare il corpo caduto, il cadavere, in cenere, non più portatrice di vita o di riflessione sulla vita di quella persona che è finita. C'è poi un terzo elemento di eclissi, qui non ho trovato nessun libro che usi proprio il termine eclissi nel titolo, ma mentre già mi preparavo medico più di 30-35 anni fa, e poi per tutto il periodo, la cosa che più mi stupiva era che era completamente espunto da ogni comprensione di ciò a cui venivo preparato, e poi incontravo un ragionamento teleologico, cioè il vivente ha una finalità. Magari se do una definizione di vivente dico che è quella materia che si auto-organizza e riesce col metabolismo a scambiare energie e rimanere tale, conservarsi e poi addirittura trasmettersi, ma tutto questo è sempre letto in chiave poi meccanica, causa-effetto. Non si legge mai il vivente come quello che vuole vivere, come quello che ha delle inclinazioni naturali. Diciamo, siamo stati profondamente educati a non considerare questo, per cui anche quando di fronte alla malattia un medico interviene, fa un po' fatica a capire, come suggerisce Gadamer, che è la persona stessa che guarisce. E io ho dato una spinta, ma poi ci vuole la capacità vitale dell'organismo, se no anche quel cuore che ho aperto, ho cambiato la valvola, non basta. Ci vuole la capacità di guarire dell'organismo, quindi una sua spinta. Tra l'altro mi colpivo molto anche perché io mi appassionai alla fine di medicina della psicanalisi e della lettura nuova che dava Freud, e poi mi ha deluso, c'è molto di più, eccetera. Però una volta ricordo che si faceva notare che in fondo l'ideona di Freud, la prima ideona, è stata di leggere quello che avviene nell'infanzia guardando dove si va a finire. Così lui dà una interpretazione della sessualità infantile. Siccome poi c'è la sessualità adulta, da dove si va a finire, rileggo le cose come sono state fin dall'origine. Ora, questa contestazione di questo modo di vedere senza una finalità, che di nuovo è un modo per oscurare il corpo che siamo, è stata notata da pochi filosofi, uno dei quali è Jonas, il quale ha scritto un librino bellino che si chiama Dio non è un matematico. Dice: se Dio fosse un matematico, il suo modo di vedere il movimento in genere, e in particolare poi il metabolismo e il movimento dei viventi, il cambiamento, sarebbe ottenuto attraverso la matematica. Una fettina infinitesimale accanto all'altra, ricostruisco così in modo matematico il movimento, ma non lo capisco, perché non capisco mai dove si va a parare, non riesco a sentire la finalità del cambiamento del movimento del vivente. Se Dio fosse un matematico, non capirebbe le sue creature. Questa è la conclusione di Jonas, che poi cerca anche di spiegarla naturalmente. Mi veniva in mente in maniera, voglio dire, analitica, quindi chi è interessato può leggere. Mi veniva in mente, perché in questo periodo sto facendo gli incontri periodici con una persona che appunto è malata e inguaribile, e ha voluto che ascoltassimo insieme un audiolibro, L'ultimo giro di giostra di Terzani. E in questo ultimo libro, l'ultimo capitolo di questo ultimo, l'ultimo giro di giostra, come si chiama, sì, c'è il passaggio dove Terzani decide di non fare, Tiziano Terzani, di non fare un'ulteriore chemioterapia. Gli viene proposta, gli spiegano perché, gli dicono che con quella 6 mesi sono assicurati, senza quella c'è molto meno, e se lui fosse vivo l'anno dopo entrerebbe nella storia della medicina. E lui appunto scrive il libro perché è entrato nella storia di medicina, cioè l'anno dopo ha superato, era ancora lì. Terzani, come racconta, tra l'altro è molto bello tutto questo, fa capire proprio che lo sforzo dell'uomo vero, il corpo che è, quando noi siamo un corpo e magari siamo malati in modo inguaribile, per trovare un senso alle cose. Non gli interessava nulla la comprensione meccanica che gli offrivano i medici. Dopo un certo livello non gli è interessata più.
E lui ha trovato un senso che poi ha trasmesso a tanti. Questa persona con cui io sto parlando è molto confortata dai racconti che fa Terzani, del suo sforzo di dare un senso al tempo ormai inguaribile della malattia, che ha superato l'eclissi di quel senso del vivente quando io il vivente lo capisco solo in termini meccanici. In maniera più breve c'è chi dice: un tempo capivamo la morte con la vita, anche di un sasso dicevamo casca perché lui vuole andare per terra. Oggi capiamo la vita con la morte, anche di un vivente noi diciamo ci sono queste causa-effetto che portano in maniera probabilistica, deterministica a questo risultato necessariamente. Ma così perdiamo il senso più profondo. Allora tutto questo è legato all'idea di un corpo che siamo piuttosto che un corpo che abbiamo. Il corpo che abbiamo è più lecito e io, e devo farlo tante volte, lo riduco in questa maniera, ma il corpo che siamo non è quello evidentemente. Che risposte ci sono e ci sono già in giro per poter uscire anche da queste eclissi, da questi imbarazzi? Io penso che quelle più belle sono quelle di cui non so parlare. Le risposte più belle sono le risposte dell'arte, che in un modo o in un altro direttamente ci fa risentire il corpo che siamo. Vi parlo invece di quelle che mi sono più accessibili. Ad esempio, a me colpisce molto una risposta, diciamo, religiosa a questa cosa, che è quella della venerazione. E nel cristianesimo c'è molto questa cosa, è custodita quasi nascostamente, è una venerazione per la vita e una venerazione quindi per il corpo vivente. Noi l'abbiamo moltissimo nella figura della Madonna, pensiamo a questa Madonna come è rappresentata sempre col bambino, potrebbe essere rappresentata in molti altri modi. La Madonna per noi rappresenta quella venerazione per la vita che c'è in tutta la Bibbia e che ha dei passaggi con dei testi stupendi. Poche domenica fa c'era la Sapienza che parlava di questo Dio che ama il vivente e per questo lo corregge a poco. Dio ci correggerebbe a poco perché noi siamo viventi. Se ci correggesse tutto di schianto ci rompe, che la prima caratteristica del vivente e che ha i suoi tempi, i suoi ritmi, i suoi modi, non potrebbe essere corretto di schianto, deve essere corretto di solito poco a poco. E tantissimi altri, se uno comincia a guardare la Bibbia, proprio è piena di queste cose. Allora, la venerazione per la vita e poi per il corpo vivente e poi per il corpo che siamo significa esattamente che io sento emotivamente il valore di qualcosa e più lo sento e più capisco quel valore. Questo è il significato proprio del termine venerazione. Solo che io vedo una cosa bella e ne sono emozionato, ma più lo guardo e più ne sono emozionato, più ne sento il valore. Questa è la venerazione del vivente, che io credo sia uno dei segreti più belli che nasconde la religione cattolica, che tutti gli anni poi a Natale riesce fuori, no? È un momento in cui molto chiaramente i cattolici, i cristiani mostrano questo aspetto. La vita che viene venerata è una vita che è donata. Su questo devo spendere due parole, perché si fa della retorica fuorviante su questo fatto del dono. C'è un modo di intendere il dono come: qualcuno mi dona qualcosa, non devo sapere neanche chi è che me lo dona e non devo neanche dire grazie. Quello sarebbe il dono perfetto, che Derrida ha decostruito per dire: questo dono non esiste. Certo, questo dono non esiste. Il dono reale è quello che costruisce le società, è quello dove noi continuamente ci facciamo, se vogliamo, dei regali, ma poi quello che assomiglia al regalo, cioè è un continuo riconoscimento reciproco, dove io ti do qualcosa proprio a te perché sei te, l'ho pensata per te e te l'accetti. Quindi c'è una reciprocità che è che te l'accetti. Quando te l'ho data è tua. Quindi quando si dice anche nel cattolicesimo che la vita è un dono, si intende che poi è nostra. La vita è un dono, non può essere intesa come il dovere di vivere. È uscita questa espressione anche ultimamente da una persona di chiesa, ma non ha senso, particolarmente nel cristianesimo non ha senso parlare di dovere di vivere, non dovrebbero esserci martiri. Quando Massimiliano Volpe dice: no, quello no, perché è un padre di famiglia, vado io al suo posto e uccidono lui al posto di un altro nei lager nazisti, sbagliava, perché aveva il dovere di vivere. No, naturalmente no.
Quindi l'espressione dovere di vivere non funziona nel cristianesimo, e l'espressione dono significa che poi quella vita è nostra. Quindi di lì in poi l'uomo ha questa libertà, il che non vuol dire che tutto quello che fa va bene, ma vuol dire che ha veramente tutta questa libertà. Dono vuol dire questo. E fra l'altro, quando voi sentite parlare di bioetica cattolica come bioetica della sacralità della vita, giratevi dall'altra parte, è un modo sbagliato di presentarla. La bioetica cattolica non è la bioetica della vita intoccabile, perché sacralità vuol dire questo, semmai la bioetica della santità della vita, del senso profondo della vita, ma un'altra cosa. Non a caso questa è un'espressione che non è nata da dentro, ma da una critica esterna. Allora, questa venerazione per la vita, che come si manifesterebbe? Per essere semplici, quando una mamma interagisce con il suo bambino, esprime esattamente questa venerazione, come se gli dicesse continuamente che è bello che sia quel corpo vivente che è. E questa conferma profonda della benedizione dell'essere il corpo che sono. Io ad esempio ho perso mia madre diversi anni fa, ma la sento dentro di me distintamente. Mi ricordo quasi tutte le volte che mi ha detto, mi ha significato questo. Tanto che quando uno mi dice, guarda, che la mamma è questo che passa, e ci sono dei filosofi che lo dicono, mentre il padre passa qualcos'altro, una cosa del tipo la trascendenza c'è, per trascendenza intendete senso, non dovete obbligarvi a molto di più, ma un senso delle cose c'è. E io mi guardo indietro e dico, è così, con mio padre è avvenuto che lui mi diceva che un senso delle cose c'è, ma mia madre mi diceva questa cosa più fondamentale, che in fondo è di nuovo è la venerazione del corpo vivente che noi siamo, e che la madre passa in una maniera completamente naturale, nessuno pensa di farlo, ma per quello vi dicevo che alla base di questa venerazione del corpo che siamo c'è la figura proprio della Madonna. E rimanendo ancora per un attimo solo sul discorso cattolico, c'è questa famosa enciclica del Papa Giovanni Paolo II di 20 anni fa, che si chiama Evangelium Vitae, e la quale afferma, fra le altre cose, che la vita è sempre un bene. E allora poi magari si va alla ricerca anche degli scritti della tradizione cristiana di cosa voglio dire questo. C'è un filosofo che dice, beh, si trova già in Massimo il Confessore la spiegazione, la giustificazione di questa. La vita è sempre un bene perché noi siamo un corpo vivente. Ed essendo un corpo vivente noi siamo aperti agli altri, è il corpo che ci apre agli altri, e veniamo al mondo non gettati, no? La visione che ci ha lasciato Heidegger di questo essere gettati, ma veniamo al mondo in un pieno, veniamo al mondo in una famiglia, da delle persone che ci generano, con la possibilità anche se volete noi stessi di generare, quindi in un pieno è il nostro corpo che ci permette di venire al mondo in un pieno di relazioni, di affetti, che sono anche quelle naturalmente corporee. È il nostro corpo che ci permette di avvertire delle inclinazioni. Abbiamo inclinazioni, inclinazione alla conoscenza, inclinazione all'amicizia, inclinazione all'unione sessuale, alla socialità, eccetera. Tutte cose che stanno nel corpo, tanto che un filosofo, Robert Spyman, dice l'uomo possiede una natura. L'uomo non è posseduto dalla natura, ha la sua libertà, si è detto prima, la vita è un dono, vuol dire che poi è mia veramente. Ma non è un dono senza senso, è un dono secondo una natura che io possiedo e che mi dà delle indicazioni, di cui poi dopo io liberamente faccio uso delle inclinazioni naturali. La vita quindi sarebbe un bene nella tradizione cristiana proprio perché è una vita in un corpo. Fra l'altro, io pensavo anche a questo fatto che sta diventando, che non si può più dire, no? Non si può quasi più parlare dell'embrione e delle sue sorti, però quando io poi magari leggo che ci sono 100.000 embrioni congelati in Italia, qualche domanda me la faccio, cosa sono, che cosa serviranno, perché ce li teniamo, che momento storico particolare stiamo facendo, stiamo passando con... Mi ricordo quando facevo questo master di bioetica assolutamente laica, tra l'altro Francia l'altra è bravissima, e lei fece passare una foto dei primi stadi della formazione dell'embrione, 6, 8 cellule, 16 cellule,
E io ne vidi una e dissi, questo è un aggregato di cellule, cioè visto così, queste sono solo cellule, altro che embrione persona. Però dopo, ora ripensandoci, avendo visto credo un video dove, se ricordo bene, c'erano questi embrioncini, si vedevano delle cose minime in una capsula di Petri, una cosa per tenere proprio il vivente, e io ho pensato, ma se io avessi in mano uno, diciamo una provetta, insomma una cosa che tiene l'embrione, ecco, nel tenerlo in mano la mia reazione sarebbe un aggregato di cellule o sarebbe un'altra cosa? Che noi parliamo dell'embrione in astratto, non l'avessi in mano questi embrioni che poi sono congelati? Perché se io parlo dell'embrione come persona e sono fuori di tempo proprio, persona ormai intendiamo un'altra cosa, ma embrione come corpo umano vivente, corpo che quell'embrione è, tutto questo, il fatto che noi siamo un corpo, il corpo che siamo anche quello che implica, può essere rifiutato, questo è l'ultimo pensiero legato direttamente alla religione. È la Bibbia stessa che ci dice questa cosa. Quando abbiamo questo racconto del peccato originale, la Genesi, eccetera, noi vediamo che alla fine l'uomo rifiuta Dio e poi vediamo che ha vergogna del proprio corpo. Quello che ci sta dicendo allora questa riflessione antichissima è che l'uomo che rifiuta il proprio corpo rifiuta Dio e quindi ha vergogna del proprio corpo. Perché uno dovrebbe rifiutare di essere un il proprio corpo, il corpo, il mio corpo che io sono? Perché quando io accetto di essere il corpo che io sono, accetto di essere generato, accetto di essere finito, accetto di essere dipendente, la cosa che fa tanto paura oggi, ma che filosofi, McIntyre per esempio, dicono la grande virtù dell'uomo, il massimo della razionalità è rendersi conto che è dipendente e svolgere al meglio questa dipendenza e educare al meglio la dipendenza anche delle nuove generazioni. Scopro che ho bisogno del riconoscimento degli altri e questo avviene attraverso il corpo. Tutto questo mi limita tanto, io posso tendere proprio a rifiutare il corpo che sono. E la Bibbia fin dall'inizio dice, certo, lo puoi fare, rifiutando il corpo che sei, rifiuti Dio, vieni in automatica, perché è il tuo corpo vivente che ti apre alla presenza di Dio, e rifiutandolo, mentre io, Genesi, Bibbia, ti racconto il peccato, ti racconto che te sei nella vergogna, ti vergogni del tuo corpo. È una lettura nuova, mi sembrava interessante. Un'altra via che mi sembra possa aiutarci per recuperare il corpo che siamo è una via più propriamente etica. Ultimamente io ho letto un articolo che parla di un libro che si chiama The Ethics of Killing, di un certo McMahon, che ormai sono quasi 20 anni fa, 15 anni fa, cercava di definire in quali condizioni noi abbiamo la liceità dell'uccidere. È perché quando si fa etica si costruiscono tutta una serie di teorie dalle quali poi si deduce anche, eccetera. Ora lui immagina che noi siamo delle menti incorporate, delle embodied mind, cioè noi siamo dei corpi che poi possono far emergere delle menti da cui emergono delle coscienze, le quali sono capaci di mettere insieme il passato e il futuro e quindi di avere degli interessi, lui chiama interessi temporali. Le persone che sono capaci di questo sono degne di rispetto morale. Quando io rispetto una persona, rispetto questa cosa qui. Rispetto un corpo che ha fatto venire fuori da mente, che ha fatto venire fuori da coscienza, che mette insieme il passato e il futuro e quindi ha un interesse. Quando questo non c'è, o c'è di meno, o tanto meno questo c'è, tanto meno la persona ha diritto al rispetto. Questa cosa che ha una sua razionalità, lui c'è scritto il libro intero ed è rappresentante di tutta una serie di filosofie, porta a conseguenze singolari. Per esempio lui fa tutti degli esempi: quando io riuscissi a fare il trapianto di una testa in un tronco, in realtà sarebbe il trapianto di un tronco in una testa, perché tutto è dominato dalla testa. Quando dice, allora c'erano queste gemelle Ansel, delle gemelle con due teste, dice, quelle sono persone che hanno un solo organismo, ma sono due persone perché è questa funzione mentale che è doppia, ma l'organismo è uno solo, quindi noi non siamo il nostro organismo, siamo quella parte che emerge, che chiamiamo persona, perché è capace di avere interessi per il futuro, eccetera.
Quando noi vediamo morire un neonato e un bambino di 10 anni, soffriamo di più per il bambino di 10 anni, perché il bambino di 10 anni ha già tutti questi interessi personali, il neonato no. E poi fa altri esempi e poi soprattutto questo, perché il libro è sulla licità del morire, dire quindi, quando io ho un neonato orfano e di fronte ho 5 bambini di 5 anni, abbiamo già un interesse temporale, che hanno bisogno uno di un organo, di un altro, di un altro, è lecito che io prenda questi organi a quel neonato. E ne viene di conseguenza, cioè è razionale. C'è una signora, una certa Kitté, che invece è la mamma di un bambino disabile, e che ha letto queste cose e si è sentita morire, perché ha capito che strada si sta prendendo e ha provato a rispondergli punto per punto, dicendo ad esempio che se io trapianto una testa in un tronco, è una testa messa in un tronco, e le difficoltà che noi abbiamo ad accettare anche solo quando trapiantiamo una mano ci fanno capire che è così, la persona è il corpo che è, non è vero che la persona è la sua mente. Oppure rifacendosi a quei gemelli discefalici, dice ma in realtà quei gemellini per l'appunto hanno due cuori, due stomaci, due colonne vertebrali, ciascuno sente solo metà del suo corpo. Come fai a dire che è un corpo solo con due persone? Sono due corpi incompleti uniti e quindi sono due persone in una situazione di grande sofferenza. Sono un corpo che sono, anche questi gemellini. Affronta tutte le cose che McMahon aveva riproposto, fra l'altro dice, è chiaro che quando muore un neonato e quando muore un bambino, io ho una diversa presa su queste cose, cioè il bambino si può tenere tutti gli affetti che ha maturato, non è che lui ha degli interessi, allora io capisco, lui vale di più, è che il bambino di 10 anni c'è intorno tutti i ricordi, tutti gli affetti, le persone soffrono di più, ma questo non vuol dire nulla sul valore del bambino rispetto al valore del neonato. Tutto questo serve a dire che quindi quando io trovo un neonato orfano non posso sacrificarlo per 5 bambini di 5 anni che hanno i genitori che vogliono gli organi di quel neonato. È una conclusione ovvia, no? Ma che si raggiunge solo se dalla etica dei numeri, come la chiama questa Kitté, o comunque della razionalità, io torno a una visione realista dove noi siamo il corpo che siamo. Quel neonato è il corpo che è e non può essere sacrificato per altri, perché è quel corpo che noi veneriamo come persona, come dice la risposta religiosa. Noi sappiamo comunque che la risposta più forte, più diffusa, è quella che ha dato la fenomenologia a questa idea del corpo che noi siamo, da contrastare al corpo che abbiamo. La fenomenologia, quando è uscita, io mi sono appassionato tanto, ho letto valanghe di libri di Husserl, non li ho mai capiti, perché se qualcuno non ti guida, c'è un linguaggio tecnico, e c'è Husserl, ci sono tanti fenomenologi successivi, e ci sono in particolare fenomenologi della percezione, quelli che si sono concentrati più sul corpo, e ancora oggi ci sono nuove proposte dei fenomenologi in questo senso, che vogliono portarci proprio un po' a capire la realtà del corpo che noi siamo. E per esempio ne vengono conclusioni di questo tipo. Noi siamo più sociali degli altri animali, difficile negare questa cosa, non che gli altri animali non abbiano una capacità di vivere anche in società, ma la società umana è di una complessità indescrivibile in confronto alla complessità dei rapporti, dei ruoli, eccetera. Come mai noi siamo tali? Perché siamo più carnali degli altri animali, perché siamo più il corpo che noi siamo. Ad esempio, diciamo, pensate al legame stabile tra i genitori e i figli. È legato a aspetti corporei, al fatto del lungo svezzamento, della lunga crescita, al maggiore legame del neonato, proprio perché quindi è un fatto proprio corporeo. Oppure lui fa l'esempio del riso e del pianto. Ora chiama gli animali, subito dice anche il mio animale, il mio cane ride, anche il mio cane piange, però chi ha studiato approfonditamente la cosa dice il riso e il pianto sono molto specifici dell'uomo e sono dei fenomeni assolutamente corporei dove il nostro corpo ci domina per comunicare cose che sono assolutamente interiori, assolutamente nostre, che sono una gioia, una ricerca di intimità o cos'altro vogliamo attribuire al riso e al pianto.
che sono fenomeni profondamente sociali, resi possibili dal fatto che noi siamo più corporei degli altri animali, non meno, cioè che la nostra interiorità è intessuta nel nostro corpo vivente, non è una cosa a parte. Poi c'è l'esempio bello del sorriso del bambino, del neonato che sorride alla madre, dice: se io prendo questa via della razionalità che nega che noi siamo un corpo, parla più del fatto che noi siamo una mente, un pensiero, che abbiamo un corpo, allora il bambino che risponde alla madre deve fare tutto un percorso, quando gli risponde col sorriso, per cui capisce che anche la madre ha un cogito ergo sum, e allora poi dopo ride, allora lei è fatta come lui, cioè lui, alla fine lui gli risponde ridendo e dice, questo è Merleau Ponty che lo diceva, ecco, se il neonato dovesse fare tutto questo lavoro non sorriderebbe Merma, cioè un percorso troppo lungo, non ha la testa per fare. Ora noi sappiamo oggi invece ci sono cose più meravigliose alla base anche di questa risonanza, abbiamo gli studi di Isolati, come i neuroni specchio, l'idea è quando io vedo una persona riproduco anche i suoi movimenti, quindi attivo le mie stesse cortecce del movimento insieme alle cortecce della sensorialità che ho sviluppato nel rappresentarmi, eccetera, eccetera. Per cui posso immaginare che il bambino vede il sorriso della mamma è come se lo rivivesse proprio col movimento e ne prova l'emozione. E si crea, quindi abbiamo anche un modo per spiegare questa risonanza, e comunque prima c'è la risonanza e il bambino è tutt'uno con la mamma, e piano piano c'è un bambino distinto. Vari modi per dire che noi siamo più sociali degli altri animali perché siamo più corporei. O possiamo anche dire che noi abbiamo un'intimità perché abbiamo un corpo e questo corpo ci apre al tatto. Fra tutte le possibilità, il tatto è quello che ci fa sentire mentre siamo sentiti. È quello che ci permette che alcuni momenti della vita e intensamente i momenti del fare l'amore, i momenti dell'unione dei corpi, sono tutti fatti di tatto, permettono veramente a una persona un contatto come se si potesse accarezzare il cuore dell'altro per il fatto che io accarezzo il corpo dell'altro, perché il tatto proprio ci mette nella condizione dove noi siamo toccati nel momento che tocchiamo, ci espone in questo modo al massimo e quindi crea in noi una possibilità di intimità, prima delle quali noi abbiamo qualcosa che magari ci colpisce dentro di noi, qualcosa che ci colpisce di più, no? Le cose sono interiori, diciamo. Ma le cose che ci colpiscono moltissimo, intimo è il superlativo assoluto di questa stessa cosa, l'intimità noi la conosciamo propriamente proprio attraverso il tatto. Quindi di nuovo è il fatto di essere un corpo che ci apre all'intimità. Oppure è il corpo che noi siamo che ci permette di avere un mondo. Non tanto il corpo come strumento, ma il corpo che ci permette di avere strumenti e questo ci permette di avere un mondo. Oppure il corpo, come ricordando il titolo di Simone, che ci permette di avere una dimora, non tanto il corpo come dimora, ma il corpo che ci permette di avere una dimora, sia esteriore, è per il corpo che sono, che una casa diventa la mia casa e io torno a casa. È tutto fatto di interazioni corporee, la mia casa, di quell'angolo, di quella luce, di quell'ombra. Ma anche le dimore interne, molti mistici hanno parlato delle dimore interne, sono possibili che c'è un corpo vivo che permette che noi abbiamo queste esperienze e poi ne parliamo con il senso della dimora. Di nuovo c'è questo primato. Addirittura il fatto che noi abbiamo un tempo dipenderebbe dal corpo. Se noi lo prendiamo da un certo punto di vista, noi possiamo dire che abbiamo una natura corporea, ma non possediamo il corpo perché appunto lo siamo. Allo stesso noi abbiamo una natura temporale, siamo fatti di tempo, ma non è che abbiamo il tempo. Sfido qualcuno a dire io ce l'ho, ne fa quel che voglio. Allora questa iniziale alterità darebbe un collegamento fra l'esperienza del corpo che siamo e l'esperienza del tempo che abbiamo. E ci aprirebbe l'idea che, per esempio, il nostro passato è scritto soprattutto nel nostro corpo. Io è nel mio corpo che mi accorgo del tempo che è passato e nel mio corpo mi accorgo che c'è un buchino, c'è un ombelico. E nessuno di noi è venuto fuori senza l'ombelico, almeno fino ad oggi.
Sì, siamo generati e io profondamente ho un tempo che ha un inizio in chi mi ha generato, che a sua volta aveva uno stesso inizio e tra l'altro con la stessa gratuità e cecità. Quando noi rompiamo questa gratuità e cecità succederanno delle cose, questo è un altro tema. Ma lo stesso anche il futuro. I vestiti di voi che avranno dei figli o dei figli o anche dei nipoti, è molto evidente che è nei figli e nei nipoti, se non sono i tuoi sono quelli degli altri, che noi vediamo il futuro, sono loro che ci portano nel futuro, è di nuovo il corpo vivo che ci porta nel futuro. Tra l'altro quando io ho fatto l'esperienza dei nipoti, ho avuto questa, non avevo letto queste cose qui, ma il sentimento interno era assolutamente questo. Questi nipoti sono belli non perché sono i miei nipoti, ma che vuol dire? Cioè, ma avranno una vita che io non vivo, questa è la cosa bella. Avranno una vita che io non avrò. Mi hanno superato a tutta velocità con le loro gambine veloci, ma andranno dove io non andrò, nel corpo. E se sono i tuoi capisci meglio, che ha a che vedere anche col tuo corpo, ma comunque è sempre vero, noi abbiamo quindi anche il tempo nel presente e nel futuro. C'è poi l'ultima cosa che volevo dire, che mi permette anche di ricordare di nuovo questa persona che sto seguendo in questi giorni, che ho detto anche oggi, guarda, voglio parlare di queste cose, ti porto con me, e non era uno scherzo, perché voglio parlare anche di lui. Infatti l'ultima cosa è il fatto che noi attraverso il corpo che sente, si dice sentire, si dice in molti modi, no? Il corpo sente sensorialmente, ma è un po' periferica questa cosa, il corpo sente in modo più vitale, quindi ci sentiamo stanchi, allegri, euforici, pieni di energia, eccetera, ma il corpo sente anche i pensieri, lo sforzo di pensare, la gioia di trovare, l'eureka. Ah, era così. Sono sentimenti che abbiamo, come se noi potessimo sentire col corpo anche contenuti di pensiero e in fondo anche quei contenuti speciali che io ritengo sia veramente solo dell'uomo, che hanno a che vedere con la libertà, cioè quelli spirituali, dove io mi decido. Io scelgo un destino o un altro, quello sarebbe il livello propriamente spirituale. Allora, noi possiamo sentire. Ci fu Max Scheler che secolo scorso dice proviamo a rovesciare le cose. Invece di pensare che prima io devo capire e poi do un valore alle cose e le sento, facciamo che io prima sento le cose e sento nella realtà i valori che ci sono nella realtà. Come quando siamo immersi nella natura e si sente che questo è un valore, una cosa che vale. Quello è il nostro stato originario. Noi attraverso le emozioni e il sentire scopriamo i valori, per cui i valori sono una cosa reale che poi dopo è così infinitamente complessa che ognuno di noi la ricompone in un modo diverso, tanto che sembra che non ci siano i valori, ognuno c'è i suoi, ma è che ognuno li ha ordinati in un certo modo e diventa quella persona che è per il suo ordo amoris, per come ha messo insieme le cose che è riuscito a amare perché ha riconosciuto che valevano, per il suo ordo amoris. Questa cosa mi ha colpito in relazione alla persona che volevo ricordare, perché è una persona che ha la SLA, non ce ne sono tantissime, ma anche in Firenze ce ne sono diverse anche in questo momento, quindi non si rompe nessuna privacy. A lui capita di avere la SLA e tra l'altro nei nostri incontri una persona deve anche un po' decidere come andare avanti, no? Sapete che sono tante malattie che ti pongono di fronte a cose drammatiche, quindi va bene, come diceva Michele Gesualdi, io non volevo neanche avere la pega all'inizio, poi i genitori mi dicono babbo tu sei pelle e ossa, mettiti almeno la pega, almeno di continuare a mangiare con questa malattia che hai, e così anche la persona che conosco io si è fatto mettere per poter andare avanti, ma poi piano piano non respiri più bene, allora lui si è fatto mettere una maschera a pressione, quindi respira perché c'è una macchina che... Però lui sente che di giorno in giorno diminuisce questa cosa e deve prendere quella decisione. Quando mi arriverà la crisi respiratoria, cerco di vivere ancora facendomi fare la tracheostomia o accetto che la morte è arrivata per me? È proprio la parte spirituale, non la libertà, lui può scegliere.
E fra l'altro ho detto subito, prima di tutto, stai tranquillo e qualsiasi cosa scegli è santa. Te non stai cercando la morte ha cercato te e te stai decidendo se la tua morte avviene più per quando hai la crisi respiratoria, lasci che venga, oppure insisti e fai anche una tracheostomia. Quello quindi che è importante è che tu veda per quale motivo dovresti fare una cosa all'altra. Allora lui mi parlava, piano piano scopre che il segreto della sua vita è un figlio che ha, e piano piano viene fuori l'idea di questo figlio, viene fuori anche l'idea, e io cercavo ascoltandola, no? Ma si cerca di capirci anche narrativamente cos'era quello di questo figlio, capisco, lui piano piano anche riesce a dirmi, come fanno a dire, le persone scrivono, sapete, quando non posso più parlare, quindi sono colloqui molto particolari, diciamo, che ti danno tutto il senso della preziosità delle nostre parole, capisci? Noi in realtà le parole, sì, magari le ho dette tante, ma le ho scelte tutte una a una, sono responsabile di ogni mia parola. Lui che parla più lentamente, ugualmente, allora devo dare molta importanza alle cose che dice, e questo anche educa me. Io esco sempre a questi incontri, sono molto cambiato dalla presenza di questa persona, molto. A volte sono venuto via, ho dovuto inchinarmi di fronte a lui, non avevo altro sentimento interiore, no, anche perché insomma sono persone che soffrono, ma per la profondità con cui si può vivere la propria umanità. Allora, cos'era il discorso del bambino? Forse io divento per lui un po' mostruoso, se anche mi mettono un tubo, eccetera, o lui ha bisogno di me, io sono piuttosto l'eroe, cosa sono? E io cercavo di capire come stavano le cose, ma non c'era un corpo, mi mancava il corpo del bambino. Per capire anche l'ordine di valore di una persona, delle persone che è intorno, eccetera, è il corpo e come si muove che poi me lo fa capire. Allora cosa è successo? Una volta ho avuto la fortuna che è passato questo bambino, un'altra persona l'ha portato, e io ho visto una cosa meravigliosa, ho visto questo bambino che entrava tranquillissimo dal babbo, e saliva sul lettino del babbo, stando attento a non toccargli le gambe, che il babbo non può più muovere, sono malissime, quindi di non disturbarlo, e andava a rannicchiarsi accanto al babbo, e poi insieme nella gioia hanno fatto un sorriso che erano identici. Il babbo e il figlio fanno, il babbo con la maschera e il figlio senza, in assoluto agio mi danno questo segnale fortissimo della grande comunione d'amore che c'è tra loro e che mi fa capire l'ordine di valore di entrambi, che poi ho potuto anche approfondire un'altra cosa, e poi dopo sarà la persona a capire se comunque dentro questo ordo amoris, quando venisse la crisi respiratoria, è meglio farsi addormentare o è meglio fare la tracheostomia. Questo rimane suo. Però solamente vedendo il corpo che sono, il padre e il figlio, io ho potuto capire di che si stava parlando. Prima mi facevo delle fantasie. L'ultima cosa davvero è di nuovo di tipo religiosa, perché è una lettura diversa dal solito di una cosa di cui sentiamo sempre parlare, cioè l'uomo è immagine di Dio. Ma l'uomo è immagine di Dio perché? Perché c'ha la mente, c'ha il pensiero, ce l'ho detto anche un attimo fa, la parte spirituale, cioè quando noi nella libertà scegliamo. Ma sarà così? Oppure il fatto di avere un corpo, di essere il corpo, il mio corpo che io sono, è quella l'immagine più appropriata di Dio? E c'è chi sta cercando di pensare questo, in particolare questo è il professor Granados di Roma, cerca di dirci, guardate che forse l'immagine di Dio è data proprio molto intensamente e su base biblica, perché si sta meditando su cose teologiche alla base, proprio dal corpo. Infatti la Bibbia ci fa vedere che la specialità dell'uomo è nel fatto che l'uomo può, con il proprio corpo che lui è, avere un lavoro nel quale l'uomo si sorprende di quello che è capace di fare. Questo non è che viene magari tutto da lì, ma poi dall'insieme delle nostre considerazioni. Quando noi lavoriamo bene, e spero a ciascuno di noi sia successo, c'è quel momento che si dice: com'è possibile ho fatto una cosa di questo tipo? Così bella, così fatta bene.
E se dice lui è quella la partecipazione alla creatività di Dio, è proprio attraverso il lavoro quando dice come l'ho fatta bene, questa è una cosa di qualsiasi ordine, a seconda della vita che abbiamo, questa è anche un bellissimo dolce, una cosa di qualsiasi ordine. E lo stesso dice, guardate bene come si parla dell'incontro con Eva, e poi vuol dire appunto di nuovo il tuo corpo che ti permette nella differenza sessuale l'unione con una persona. Come lo descrive sempre la Bibbia che vuole parlare del rapporto fra l'uomo e Dio? Lo descrive come ciò che rende l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Nel capitolo 5 della Genesi, Adamo ed Eva fanno un figlio a immagine e somiglianza, come Dio aveva fatto loro immagine e somiglianza. È allora che veramente gli assomigliano, ma soprattutto quando Adamo si sveglia, c'è cioè quel racconto incredibile, lui si addormenta, poi si risveglia e finalmente c'è Eva. Adamo da quel momento parla, perché Adamo prima dava il nome agli animali, classificava, come facciamo noi oggi a medicina, classificava. Poi, quando incontra Eva e vede questa volta è carne della mia carne, ossa della mia ossa, quindi quando incontra il corpo vivente, Adamo fa un discorso e di lì in poi può fare i discorsi, impara a parlare con quello. Dice, quindi noi abbiamo, dice questo professore, dei segni che sono stati nascosti nella tradizione, ma che la tradizione giudaico-cristiana voleva dire voi siete immagini di Dio perché siete il vostro corpo che voi siete. E dico sempre il vostro, perché siete semplicemente il corpo, non fosse cosa qualsiasi. Il corpo dell'uomo è sempre il suo corpo. Io sono il mio corpo, non sono un corpo. Sono il mio corpo perché l'esterno e l'interno, che io vivo entrambi, sono uniti dal mio corpo, non sono mai un corpo, sono sempre il mio corpo, questo è lo specifico dell'umano. Poi dice, proviamo ad andare ancora oltre, proviamo a immaginare che noi siamo immagini di Dio, non solo nel senso che gli rassomigliamo, ma nel senso che Dio vuole farsi un'immagine dell'uomo. Siamo immagine di Dio. Dio, come si fa un'immagine dell'uomo? Dice, noi abbiamo una prospettiva sull'immagine come una cosa che uno vede, sta lì, io sto lì, te stai lì, da fermo, mi fa un'immagine di tua, una cosa astratta, settica, ma non è questa l'immagine. Se noi pensiamo bene all'immagine, somiglia più appunto a quella dei fenomenologi, dicono, se io voglio vedere una cosa, gli giro intorno, me la fantastico anche dove non la vedo, mi allontano, mi avvicino, in qualche maniera la abbraccio. L'immagine che Dio si può fare dell'uomo è un abbraccio. E l'uomo, Dio può farsi questa immagine dell'uomo abbracciandolo in tutta la sua vita, poi compreso il tempo che il corpo appunto ci dà, quindi abbraccia noi col nostro corpo in tutta la nostra vita, proprio perché Dio è entrato nella storia e si è fatto uomo. Alla fine Dio si fa un'immagine dell'uomo attraverso Gesù. E Gesù si fa un'immagine di chi siamo perché prende un corpo. E qualcuno dice anche, e la carità viene fuori lì. È quando Dio prende un corpo che scopre la carità, perché la carità è fatta di nuovo di corpi. E noi abbiamo mille esempi per capire questo cosa vuol dire. Allora Dio nel dare la libertà all'uomo, farla e poi venirgli incontro, addirittura scopre la carità che per l'uomo gli rimanda e dice Dio è carità, eccetera. Ma di fatto questo Dio che può abbracciare un uomo perché è un corpo vivente, tutt'uno, non una cosa là che è una mente, una cosa là che è il corpo, ma tutt'uno, è un Dio che scopre anche attraverso di noi l'amore. E poi dopo ci dice, e quella è la strada che potete seguire per vivere bene. Basta. Grazie. Pensare a queste cose che sono più originarie, no? Sono così originarie che non le hai come una dimostrazione matematica, un'altra cosa. Quindi come mendicante di luce io aspetto da voi la luce, cioè ora qualsiasi cosa a favore, contraria, completerebbe quello che ho cercato di fare. Vi pregherei di approfittare, ne abbiamo ancora un po' di tempo, no? Prima di fermarsi.
confondiamoci su questo, perché io sono un corpo, è una cosa, io sono il mio corpo, quindi sempre anima e corpo uno, Gaudium et Spes numero 3, il cristiano certo che lo afferma addirittura del Magistero. Ma come si spiega la morte? Quando il mio corpo è lì, quando sarà morto? Il mio corpo è lì per la risurrezione. Non sforzarsi di mantenerlo che non si decomponga? No, ma no, che c'entra? Io sono il mio corpo vivente, quando sono morto, quel corpo lì è diciamo, suscettibile di molta venerazione. Tutti noi abbiamo avuto il momento del passaggio e la persona morta, come dice la Stein, esprime una specie di guerra conclusa e vinta. È un guerriero che ha vinto ognuno di noi sul letto di morte, ha molta nobiltà ed esprime una grande pace che rimanda a una risurrezione che non a caso per i cristiani è la risurrezione dell'anima e del corpo. E Gesù che è risorto, il corpo non c'è più. Quello che tutti hanno visto è che la tomba è vuota. E la risurrezione è dell'anima e del corpo. La questione poi del tempo intermedio è risolta dai teologi in tanti modi diversi, io non c'entro, ma la speranza cristiana è comunque la speranza della risurrezione dell'anima e del corpo. Corpo vivo, quindi io sono il mio corpo, vuol dire il mio corpo vivo. Dio è il Dio dei viventi, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non esiste un Dio dei corpi morti. Quindi io sono il mio corpo, se dimentichiamo il mio si perde tutto il senso della cosa, questa è l'espressione esatta di Merleau-Ponty. Su questo sempre c'è qualcuno che prende una strada laterale, quindi se ho sbagliato mi scuso naturalmente. Non si spiega la somiglianza, l'immagine e somiglianza con Dio che non è e non ha un corpo, non si spiega. Io cercavo dunque, io naturalmente non ne so più di lei su questo, no? Le sto riportando una prospettiva di un teologo importante che si chiama Granados, che propone queste cose, io poi magari le dirò in modo assertivo anche perché devo arrivare in fondo in un certo tempo, non posso farvi, forse sì, può darsi, ma dice guardiamo bene le cose. Se guardiamo bene le cose scopriamo nella nostra esperienza del corpo vivo che noi siamo, del nostro corpo che noi siamo, degli aspetti che ci pongono immagine e somiglianza di Dio. Lui fa questi due esempi che li prende dal modo in cui in quella Bibbia nel racconto del Genesi introduce l'uomo creato da Dio, del lavoro e dell'incontro con la differenza sessuale che poi apre la generazione. Dice lì l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio e la Bibbia lo sottolinea nella generazione ma anche nel lavoro, e noi facciamo l'esperienza di questo quando nel lavoro ci rendiamo conto di superare noi stessi, abbiamo attinto a qualcosa, questo vuol dire essere immagine e somiglianza di Dio. Poi se uno ascoltando immagine e somiglianza di Dio intende che Dio è fatto come me, per fortuna no, sicuramente è un'altra cosa, ma invece se vuol dire che io vivo nella mia vita di tutti i giorni degli aspetti divini che Dio mi ha dato, allora questo sì, questo è il tentativo che sì, che è importante fare proprio per tornare a essere il corpo che noi siamo e superare le eclissi che ho detto all'inizio e che sono ingravescenti, l'eclissi del morire, l'eclissi della maternità, l'eclissi della madre, l'eclissi anche del senso del corpo vivo come un corpo che ha una finalità, delle inclinazioni da seguire, sono cose che per essere superate hanno bisogno anche da parte del credente, lei parlava appunto del cristiano, e hanno bisogno di trovare un'accettazione del corpo vivo che io sono molto più piena di quello che è stato fin qui. E qual è la strada che un cristiano ha per entrare in questo percorso? San Giovanni Paolo II e la sua teologia del corpo, che infatti non a caso ha rivoluzionato, ma ancora non è stato accolto fino in fondo, in prospettiva ad esempio dell'incontro tra l'uomo e la donna, in un modo profondissimo. Mi ricordo ancora mio suocero, che fra l'altro era un cattolico romano apostolico molto convinto e molto attento a non uscire mai dal seminato, quanto era esaltato dal modo in cui Giovanni Paolo II con la teologia del corpo riusciva a parlargli della sua esperienza del matrimonio,
Quindi io penso, e ho voluto forzare la mano, che proprio i cristiani hanno bisogno di entrare fortemente in questa prospettiva. Ora, che lo sappia fare io, non c'entra, io non lo saprò fare, ma che la prospettiva sia quella, questo sì. Questa è una prospettiva molto promettente. A quello che tu hai detto sulla cremazione, ecco, io personalmente ho scelto la cremazione. Mi sembra che tu hai detto che una delle motivazioni per cui scegli la cremazione potrebbe essere anche la paura, no? Giusto? Rispetto a essere cadavere, quindi a cadere in terra. Non me lo sono posto il problema della cremazione in questo senso. Io me lo sono posto in un presupposto antecedente. Cioè, ho fatto anche una scelta relativa alla donazione degli organi. E quindi ho fatto simultanea la scelta di donazione degli organi e della cremazione. Ho pensato, quando io andrò via, spero di poter essere d'aiuto a qualcuno o a qualcuna e di poter, che possa continuare a vivere la sua vita. Ora però tu mi hai fatto riflettere, noi siamo il corpo che siamo, il mio corpo. Potrebbe essere considerato illecito? Sotto un profilo spirituale, voler dare a qualcuno che apparentemente potrebbe essere altruistico, o invece è una chiave di lettura egoistica, nel senso di perpetuare nel corpo di un altro attraverso il proprio corpo. Quindi questa è una domanda che ti rivolgo, vorrei sapere la tua risposta. Poi per quanto riguarda la cremazione, in realtà ho pensato anche, facendo molte esperienze di natura spirituale, anche di tipo ambientale, a una forma di rispetto per la terra. Io ho subito per esempio la cremazione di mia zia, ho visto le 3 ore e un quarto che ci sono volute per trasformare in cenere, e ho visitato per esempio il cimitero di Pisa, dove c'è proprio un androne, e mi hanno fatto vedere che grazie a questi vasi che vengono costruiti lì, salvo che uno non ce la voglia portare a casa, in realtà c'è un risparmio di tipo logistico, ambientale. E sembra che sia una scelta anche buona per coloro che rimangono. Quindi la cremazione, ho detto, polvere siamo, polvere, cioè, ci hanno detto polvere siamo, polvere diventeremo, quindi me lo sono posto da un punto di vista ambientale e logistico, più che la riflessione interiore sulla paura della morte. Poi tra l'altro ho fatto tanti corsi con Simone, uno in particolare era proprio impara la vita, impara la morte attraverso la vita, è stato interessantissimo, che vi invito a fare, perché già diceva che c'è anche girato. Quindi, vedi, infatti. Quindi concludo e ringrazio veramente per il sapere che ci hai dato e grazie anche per le risposte che mi darai. Sono bene queste domande, no? Perché dunque non rimaniamo.
vediamo su una comprensione letterale del discorso di Redeker. Redeker parla a livello sociologico, non a livello di scelta della singola persona, che può essere motivata da tante cose riguardo alla cremazione. La Chiesa, sapendo che si diffondeva questa cosa, ha esposto anche la sua posizione, e sostanzialmente la cosa importante è che uno non, per un cristiano che vuole essere cristiano, non cerca la cremazione in odio alla fede cristiana in qualche modo, e che sia disposto a conservare la propria memoria. Si è parlato appunto di spazi, che questi sono gli elementi che mettono la cremazione dentro la tradizione cristiana. Invece Redeker parlava a livello sociologico, dice: il fatto che tutta una società si spinga verso la cremazione, dove quindi si sceglie invece di diventare polvere vitale, di diventare cenere, che di per sé, di per lì, è sterile, è tutto uguale, non vorrà dire qualche cosa. Da sociologo usa questa immagine sociologica però della cremazione per parlare di un fenomeno che secondo lui sta avvenendo, cioè che noi stiamo cercando di tutto per non fare più, non prendere più una consapevolezza della nostra morte, non avere più un rapporto consapevole, cosciente della nostra morte. Quindi sviamo da tutte le parti, facciamo calcoli, direttive anticipate, eccetera. Anche questo della cremazione potrebbe essere un modo. Mettiamo effettivamente, si parla di cremazione dove le ceneri si buttano via, si comincia a capire, si disperdono. Si comincia a capire che ci potrebbe essere questa cosa. Sono immagini forti, che io uso come immagini per dire per quello che ci interessa è l'idea dell'eclissi, del morire. Sia possibile che non vogliamo più cercare un significato della morte e oltre la morte, per cui uno dice: no, non è che io sono un corpo, io sono il mio corpo, e quindi la morte, e si fa domande sulla morte. Questa perdita della domanda che la morte con la sua paura ci fa nascere sarebbe un impoverimento grande della società. E vi dirò che questa banalizzazione un po' del morire, io da molto tempo la sento come il pericolo maggiore, ad esempio, proprio delle cure palliative, che a forza di essere entrati molto bene nel saper gestire delle fasi finali, hanno preso come un po' troppo il via, e ci sono episodi e ci sono scelte discutibili che vengono fatte e che sembrano motivate proprio da questo eccesso di confidenza, dove non c'è più questa paura del morire, che all'uomo servirebbe per pensare. Quando si dice la cultura dell'uomo nascerebbe dalla sepoltura, che all'uomo servirebbe per pensare. Allora, io sono il mio corpo, ma io non sono un corpo, cosa vuol dire questo? È di fronte alla morte che la domanda diventa drammatica e mi può prendere, se io mi faccio prendere. Ma se io dico che se introduco l'eutanasia muoio come un passaggio ulteriore di trepidazione e gioia nella mia vita, io forse sto saltando il confronto con la morte. Questo era quello che Redeker voleva dire, io ho cercato anche di ridire, ma quanto poi al sentirsi così profondamente il mio corpo e l'idea della donazione degli organi, la domanda è aperta. Per quel che riguarda la Chiesa, ha sempre detto: se voi vi date certezza che gli organi vengono presi da una salma, anche se il cuore batte ma il corpo come un tutto è morto perché è il cervello che è dissolto, allora vi dico che quello è un atto di generosità. Quindi tutto sta su proprio quel momento: se voi mi date certezza, è sulla lettura che diamo della morte, e poi ognuno di noi prende un po' il suo. Io sono il mio corpo vivo, quando sono morto il mio corpo può servire in qualche maniera, io posso decidere di sì. Quello che io non accetterei è la spinta che sta avvenendo ora, che il cadavere diventa res communitatis e per default i nostri corpi sono della comunità che li usa come vuole. Penso che questo livello sia eccessivo, e non lo dico per sparare, ma ho sentito in una riunione con l'Aido che si andava molto fortemente verso questa lettura, che non è più la lettura del dono, è una lettura diversa, tipica della nostra epoca, dove da una parte ci sono gli individui, dall'altra la collettività. Gli individui pensano di essere sempre più liberi, sono sempre più esposti a un potere che li domina, perché la conclusione è questa: se noi ci rifugiamo sul corpo che abbiamo invece di stare sul corpo che siamo, noi diamo spazio aperto al biopotere, qualsiasi cosa voglia dire. La più vicina
è quella dell'azione sul nostro corredo genetico per fare un altro uomo. Il post-umanismo nasce da queste cose qui. Il biopotere è qualcosa che sta avvenendo proprio attraverso successive scelte di libertà individuale. Ecco, quindi si tratta di riuscire, l'intento di tutto il mio discorso era di dire il corpo che siamo e riprendere coscienza con tutte le vie, ce ne sono alcune molto belle, di contemplazione, di arte, eccetera, ma riprendere coscienza del corpo che siamo per noi può essere un antidoto anche dall'entrare mani e piedi legati in un potere che poi fa di noi quel che vuole. Quindi trapianto degli organi, scelta libera, se te veramente sei una salma e se non ci sono trucchi di qualche tipo, ma scelta libera, perché rimane un dono. Se io sono res comunitatis, io dico no dall'inizio. Beh, anche come talentazione. No? Sì, ah! Brasile, bene, grazie infinite davvero, Guido.